Turris impegnata domenica allo stadio Viviani contro un Potenza invischiato nei bassi fondi della classifica e voglioso di uscire dalla zona play-out. I corallini, reduci dal KO interno contro l'Avellino, hanno sicuramente la voglia di riprendere la marcia interrotta e tenere salda l'ottima posizione in zona play-off. Mister Caneo presenterà in Basilicata una formazione probabilmente ancora priva di Ghislandi e Longo, che hanno lavorato a parte, a cui si aggiunge Lorenzini. Il difensore dovrà saltare la trasferta per squalifica. Intanto sul fronte societario buone notizie nella querela che vede coinvolto il club corallino e la società Brescia Calcio nella questione del trasferimento del calciatore Pandolfi nella stagione passata. La Corte federale ha infatti respinto nuovamente il ricorso sulla regolarità del trasferimento di Pandolfi al club lombardo e premiato la linea difensiva della Turris, che quindi non dovrà dare alcun risarcimento.